Due focus estremamente differenti, ma che richiedono entrambi un coinvolgimento esperto e consapevole della polizia locale. Accertamenti e trattamenti sanitari obbligatori per le persone che soffrono un malessere mentale e il ruolo del SUAPE, lo sportello unico per le attività produttive e per l'edilizia, per il commercio e i pubblici spettacoli. Tematica al centro della giornata formativa organizzata oggi dalla polizia locale di Nuoro in collaborazione con Infopol presso l'ex ME di Piazza Mameli. A presiedere la giornata di studio, il comandante della Polizia Municipale di Nuoro, Gioni Biagioni. Polizia locale ha delle competenze, sono talmente estese che solo questi due argomenti chiaramente non riescono a esaurire la necessità e la voglia di formazione. Sono però due argomenti che abbiamo scelto sentendo gli agenti, quindi consultandosi anche con gli altri colleghi, e abbiamo scelto proprio argomenti da sentiti dalla base, quindi sentiti da coloro che poi effettivamente vanno ad eseguire quelli che sono gli interventi sul territorio. Una giornata di studio gratuita le cui lezioni sono state tenute da Domenico Giannetta, comandante della Polizia locale ed esperto di protezione civile e SUAPE, trascorsa tra argomenti teorici e casi studio. Tematiche evidentemente nell'agenda dei comandi di polizia locale della Sardegna, vista l'ampia partecipazione da tutta l'isola, con 22 comuni aderenti e oltre 140 agenti iscritti. E la formazione è una cosa fondamentale per la polizia locale e non solo. Il Nuoro svolge un ruolo centrale, perché se andiamo anche a vedere un po' quella che è la rete stradale, di fatto Nuoro è centrale rispetto a tutta la Sardegna. Tant'è che le adesioni arrivano anche da Sassari, Olbia, insomma si estende veramente su tutta la regione e con grande soddisfazione e grande voglia di fare.